No, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della mozione Caro Sindaco Ferma di Sesto. Siamo nella sala multimediale del Consiglio regionale della Campania e siamo in compagnia di Federico Pizzarotti, Presidente nazionale di Più Europa, Presidente dell'Assemblea nazionale di Più Europa Manuela Zambrano, del Vice Segretario nazionale Piercamillo Falasca e del padrone di casa Luigi Cirillo, consigliere regionale della Campania. È un momento importante, sono orgoglioso del fatto che dalla regione Campania parta da qui, dove appunto abbiamo Luigi impegnato su tutte le tematiche nazionali e regionali di Più Europa. Era importante ed è un fatto assolutamente significativo che da qui appunto parta poi questa mozione, che sarà presentata nei consigli comunali dove siamo presenti, sarà presentata anche nei consigli comunali dove non siamo ancora presenti e presso i quali noi avvieremo una serie di interlocuzioni, perché questo è un tema che non riguarda esclusivamente più Europa, non riguarda esclusivamente una parte politica, è un tema che riguarda direttamente la vita dei cittadini. Abbiamo sempre la piccola presunzione di interessarci dei problemi veri della gente. Questo è un problema serio, è un problema vero delle persone e quindi è giusto che si occupino dei problemi veri delle persone le assemblee elettive più vicine al territorio. Il Consiglio Comunale magari non ha tante competenze, sono più competenze nazionali, regionali, quelle di protezione civile, di difesa dell'assetto del territorio. Però il Consiglio Comunale è la sentinella dei cittadini, è l'istituzione più vicina ai cittadini e quindi qui proveremo, ma credo in tutta Italia, ad attivare un dibattito, perché i cittadini devono essere consapevoli e i fatti purtroppo di cronaca ce lo dicono costantemente, siamo soggetti a delle calamità naturali che possono essere evitate con una gestione, con una manutenzione costante e corretta del territorio. Mi taccio per non rubare tempo ad altri e do subito la parola a Federico Pizzarotti che ci illustrerà la mozione. Allora, sì, buongiorno a tutti, anzi fatemi però presentare Bruno Gambardella, il nostro coordinatore regionale, che quindi ognuno ha il suo ruolo e la sua attività sul territorio. Allora, la mozione, che questa è la prima regione in cui la presentiamo, perché ha ovviamente dei risvolti anche regionali, è indirizzata ai sindaci, ma poi sono le regioni che fanno la pianificazione territoriale, la legge urbanistica regionale per quanto riguarda il consumo di suolo, e in realtà tante anche delle attività legate al dissesto idrogeologico del governo dei corsi d'acqua e del governo delle frane, quindi importantissimo anche il ruolo delle regioni. Giusto per citare tre numeri, 7 milioni e mezzo di cittadini sono esposti ogni giorno a rischio di frane o alluvioni nei comuni italiani. Ovviamente questo in modo molto disomogeneo dai territori e soprattutto nei comuni piccoli e piccolissimi che vivono gli Appennini, in realtà ci sono anche zone molto popolose, ma quindi comuni che non hanno gli strumenti per intervenire direttamente a ridurre questi rischi. Negli anni tra il 2013 e il 2019 ci sono stati 20 miliardi di danni contabilizzati per quanto riguarda i danni dovuti al dissesto, pensando a solo 3 miliardi invece di investimento negli stessi anni di prevenzione di queste situazioni. E quindi ci fermiamo al 2019, se pensiamo solamente a quello che è avvenuto in Emilia-Romagna all'interno di quest'anno, cosa è avvenuto in Toscana in questi giorni, in questi mesi, capiamo come questa contabilizzazione sia assolutamente a ribasso e ci sia bisogno di intervenire. E noi lo poniamo in 5 semplici punti, semplici da raccontare e forse anche da interpretare in termini di difesa del suolo, sicuramente più difficili da realizzare, ma la volontà politica è quello che fa la differenza in questi casi. Il primo è la riduzione del consumo di suolo. Vediamo che nonostante tanti proclami e tante anche leggi, io penso anche a quella dell'Emilia-Romagna, che cercano di superare i limiti del passato in termini di consumo di suolo, ma se noi guardiamo la statistica ISPRA anche di quest'anno capiamo quanto suolo stiamo ancora consumando. Il consumo di suolo ha tante sfaccettature, io oggi la tengo solo sulla l'invarianza idraulica. Impermeabilizzare il suolo vuole dire renderlo
meno permeabile e meno quindi capace di resistere alle grandi quantità d'acqua che oggi cadono in sempre meno tempo. E quindi la riduzione del consumo di suolo non è solamente uno slogan alla fine ambientalista, ma un risvolto molto importante per la nostra vita, ma adesso in questo caso, in questo focus, soprattutto per il rischio idraulico. Il secondo è ridurre il rischio idraulico, cioè che i comuni si impegnino a pianificare, quindi non tanto a intervenire, visto che le risorse economiche dei comuni sono sempre molto scarse, a 360 gradi a maggior ragione su questo tema, ma a pianificare quali sono gli interventi che dovrebbero essere realizzati prima, a fare delle progettazioni preliminari per capire l'entità di questi interventi e per poi con la regione, con lo Stato, ci cioè arriveremo in un punto successivo, avere risorse per poter intervenire, perché poi durante l'anno, ogni anno ci sono bandi con cifre sicuramente insufficienti, ma ci sono bandi a cui attingere per fare queste attività e tante volte i comuni, specialmente quelli piccoli e medio piccoli, non sono pronti per poter recuperare queste risorse. Quindi l'importanza della pianificazione, del censimento delle situazioni di criticità per poter intervenire. Terzo punto, combattere l'abusivismo edilizio, in questo caso non in senso allargato, che sicuramente è una tematica molto complessa, ma l'abusivismo edilizio all'interno delle aree che i fiumi occupano, sia come aree di esondazione naturale o aree golenali, che quindi di esondazione quando c'è bisogno di ampliare aree allagabili per evitare danni maggiori a valle. Ci sono ancora tante, poche, dipende dalle città, situazioni in cui ci sono edifici, attività industriali o abitative che sono all'interno dell'alveo dei fiumi. Quindi intervenire su queste, perché provocano sicuramente un rischio alle persone e alle attività di cui forse non ci si rende conto, ma anche possono creare, come dire, tappi, chiamiamoli così, comunque ostruzioni ai ponti e danneggiamento ai ponti quando queste parti di edifici poi diventano materiale flottante che va in giro nelle alluvioni danneggiando ponti. Combattere l'edilizia incongrua, cioè quegli edifici a regola che hanno ottenuto le abilitazioni e tutti i permessi di costruire corretti, ma che sono in aree che normalmente vengono esondate. Allora, su questo è un tema urbanistico e anche economico importante, serve identificare delle aree in cui poter delocalizzare, dare delle destinazioni urbanistiche compatibili e dare anche le risorse economiche per farlo. Quindi sicuramente uno dei punti più complessi, ma anche uno dei punti, se penso a Parma, quanto abbiamo speso per difendere alcune di queste aziende che sono di fatto nell'alveo del fiume, per creare delle barriere spondali, sono milioni di euro che potevano essere impiegati anche a delocalizzare, a ridurre il rischio e a dare tra l'altro al fiume una possibilità di espansione in più e quindi minor rischio per i territori a valle. L'ultimo punto quindi è ripristinare l'unità di missione, cioè il governo deve mettere delle risorse perché è brutto dire, piangere, morti, piangere, danni, io penso anche a tante volte agli effetti personali che vengono danneggiati e quindi ricordi di una vita che, come dire, non hanno un valore materiale in sé, ma hanno un grande valore umano e questo può essere risparmiato investendo in prevenzione. Non sicuramente tutte le catastrofi naturali sono evitabili, ma tantissime di quelle che ci hanno colpito sono limitabili e in tanti casi evitabili. Noi a Parma, faccio esempio ovviamente che conosco, stiamo costruendo una seconda cassa d'espansione da 70 milioni di euro, in cui ovviamente magicamente le risorse sono trovate dopo l'alluvione e non prima. Prima era 20 anni che ne parlavano, dopo l'alluvione si sono trovate, ci vogliono 7 anni per costruirle, quindi c'è anche un tempo per cui è importante pianificare, perché poi quando si realizza serve tempo, ma che avrebbe evitato quello che ci è successo e quindi è stato un danno da più di 500 milioni di euro nel 2014. Quindi capite anche il fattore tra quello che è l'investimento, 70 milioni di euro, e in realtà i danni che avrebbe risparmiato, che è di 7 volte maggiore. Quindi l'importanza degli investimenti, tra l'altro creando anche posti di lavoro, andando anche a rinaturalizzare dei luoghi, ha tante valenze. Allora, in questo caso, più Europa ha lanciato questa iniziativa, di cui in tanti casi anche a valle delle situazioni che sono create, nessuno parla, anche gli altri partiti sembra che al di là di lamentarsi dei danni
e dei soldi che non arrivano dal governo, che è sicuramente legittimo, ma nessuno cerca di concentrarsi su cosa fare per evitare che questo accada in futuro o limitare gli accadimenti del futuro. Noi vogliamo concentrarci sulla pianificazione, sfruttando le tematiche legate alla ricerca e a quello che sono le nostre connotazioni, quindi cercare di avere un'attenzione importante, non populista, ma molto pragmatica a quello che i comuni e le regioni possono fare. Grazie. Grazie Federico Pizzarotti. Manuela? Sì, grazie mille. Manuela Zambrano. Ma in aggiunta a quanto ha ben detto Federico, io posso dire che la Campania è una delle regioni d'Italia che ha maggior rischio idrogeologico, nel senso che ha una parte del suo territorio, una buona parte del proprio territorio a grave o a medio rischio idrogeologico, e questo tra l'altro in zone in cui gli insediamenti umani sono ben presenti, ci sono milioni di persone che vivono in zone pericolose, e quindi quello che propone più Europa è sostanzialmente intervenire con una prevenzione. Federico citava i milioni, ma i miliardi di danni che affrontiamo e abbiamo affrontato negli ultimi decenni per mettere le pezze agli eventi che sono accaduti. Se soltanto una piccola parte di queste somme fossero state investite effettivamente per fare lavori sul territorio, lavori di prevenzione, probabilmente potremmo piangere meno morti, innanzitutto potremmo piangere meno danni e meno quindi anche stravolgimenti della vita delle persone che poi hanno vissuto questi eventi calamitosi. Io penso che noi, diciamo, come più Europa ci stiamo occupando di dissesto idrogeologico, è un dovere per, a livello nazionale e anche a livello regionale. Credo che c'è tutta una partita che riguarda l'edilizia e il governo del territorio che dobbiamo affrontare. C'è un problema per esempio anche riguardo alle sicurezze delle nostre costruzioni. Come più Europa abbiamo espresso grandi critiche al super bonus, soprattutto perché quello ha consentito di intervenire sui fabbricati, ma ha consentito essenzialmente di intervenire sul contenimento delle dispersioni energetiche dei fabbricati senza guardare alla questione della sicurezza, sapendo che buona parte del territorio italiano è ad alto rischio sismico, ad alto a medio rischio sismico, e che buona parte delle nostre costruzioni sono state realizzate prima della prima legge sismica. Il boom edilizio c'è stato negli anni 60, circa il 70% dei nostri fabbricati sono stati realizzati prima del 1974, che è appunto la prima legge sismica. Poi negli anni si è scoperto addirittura l'Irpinia non era zona sismica nel 1974, e poi nel 1980, dopo il catastroso terremoto, abbiamo scoperto che era necessario mettere in campo tutta una serie di interventi, di progettazioni per le costruzioni in zona sismica. Questo per dire che cosa? Che ci occupiamo adesso di dissesto idrogeologico, ci dovremo occupare anche della sicurezza dei fabbricati, perché noi dovremo intervenire su un patrimonio edilizio che è un patrimonio vetusto, sempre per la sicurezza dei cittadini, perché intervenire dopo, quando ci sono state le calamità, è un grande dispendio anche di somme di denaro, e noi sappiamo che invece dovremmo e potremmo intervenire prima, secondo me con una, diciamo, grande lucidità del partito, e quindi ringrazio ancora Federico per aver dato il là a questa attività sul dissesto idrogeologico, che credo sia preziosa. Chiudo ricordando un lavoro che abbiamo fatto con Alfonso Maria Gallo, che è qui oggi membro della segreteria nazionale di Più Europa, che riguarda un controllo sui piani di sicurezza e di evacuazione in Campania che le amministrazioni comunali mettono a disposizione dei propri cittadini per gli eventi come quelli, diciamo, le frane, le alluvioni, i sismi. Cioè sono dei piani in cui ogni cittadino dovrebbe poter leggere e capire che cosa fare nel caso di calamità. Abbiamo scoperto che buona parte di questi piani non ci sono, non sono caricati sui siti, magari c'è il tipico messaggio server non trovato. Alcuni di questi piani sono piani di 300-400 pagine, credo illeggibili per un ordinario cittadino, anche per me che sono un tecnico,
non credo che potrei mai avere a che fare con un piano di 300-400 pagine. Ecco, e anche partendo da quello, dalla semplicità delle informazioni che si mettono a disposizione dei cittadini, credo che possiamo partire chiedendo alle amministrazioni comunali di essere più disponibili e più attente su questi argomenti. Grazie Emanuela. Per Camillo Palasca. Sì, allora io ho sentito tutto quello che è stato detto da Federico, da Bruno, adesso da Emanuela, è completo rispetto al tema, alle ragioni per cui ce ne occupiamo. Personalmente lo vivo anche come un fatto autobiografico. Sono un cittadino nato e cresciuto a Sarno, per i campani la città è ben nota. Avevo 18 anni quando abbiamo vissuto una tragedia, un'alluvione che da allora ha dato il nome a quel tipo di situazioni. Le alluvioni tipo Sarno sono state da quel giorno codificate. Avremmo quel giorno 137 morti, 5.000 sfollati in una popolazione di 32.000 abitanti. Se oggi tutti i comuni della Campania o d'Italia volessero avere il livello di sicurezza che Sarno ha avuto dopo l'alluvione, negli anni della ricostruzione, probabilmente servirebbero due volte le risorse del bilancio dello Stato. Ma questa è la biografia di un paese che in qualche modo si occupa delle tragedie solo dopo che si sono avvenute. I dati sulla prevenzione che citava Federico sono eclatanti. La prevenzione costa molto meno rispetto agli interventi a piè di lista, che poi sono spesso interventi non solo di ricostruzione, ma anche di ricostruzione economica e di vita di chi affronta quelle tragedie. C'è un tema che secondo me è cruciale, che è un tema culturale dei cittadini e di chi fa politica. C'è la sensazione, e il super bonus secondo me è stato in qualche modo una vicenda eclatante da questo punto di vista, che è sull'edilizia che si fa lo sviluppo del paese, che è sull'edilizia che si fanno i voti, che è sull'edilizia che si costruisce il benessere dei cittadini. E allora si ha paura nei consigli comunali, si ha paura probabilmente anche nei consigli regionali di affrontare questo tema e di essere, da questo punto di vista, realisti con i cittadini. L'abusivismo edilizio, da un punto di vista economico, riduce il valore degli immobili, perché costruendone sempre di più, peraltro in un paese che tende a ridurre la sua popolazione, crea inflazione di immobili. Da un punto di vista idraulico, ci diceva Federico, quello che accade quando si impermeabilizza il suolo. Da tanti altri punti di vista, quello che io ho visto nella mia esperienza di vita di ragazzo a Sarno è evidente: quando tu occupi gli alvei, quando tu disboschi, quando tu offendi e sfregi il territorio per costruire, per produrre quella che ti sembra l'economia possibile, costruire, 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 alla fine poi la natura ti presenta il conto. Viviamo oggi in un mondo in cui con intelligenza dobbiamo affrontare la questione non del consumo di suolo zero, ma del consumo netto, del consumo a saldo zero. Si può abbattere e ricostruire, si può ripristinare e ricostruire dove è giusto fare. Io penso che questo sia l'obiettivo che noi ci stiamo dando con Più Europa, anche in questo ambito, come in tante altre questioni che affrontiamo. Sfidare la corrente e far capire che c'è un modo intelligente di affrontare i problemi senza scadere nella retorica e nel populismo. I soldi del super bonus sono stati gettati alle ortiche, per dirlo con un eufemismo. Quelle stesse risorse, anche a carico delle generazioni future, avrebbero avuto un utilizzo per le generazioni future se fossero state destinate al contrasto del dissesto idrogeologico. E abbiamo perso un'occasione e abbiamo già caricato il debito pubblico chi verrà dopo di noi, quando avremmo magari, se proprio dovevamo farlo, farlo per queste finalità. Grazie. Grazie ovviamente a Luigi Cirillo, che ci dà la possibilità di essere qua e che ci dà anche gli strumenti istituzionali per essere presenti e per parlare di questo tema in Regione Campania. Permettetemi solo di dire che questa iniziativa la presenteremo nei consigli comunali della Campania, dove siamo presenti, dove abbiamo interlocuzioni, ma lo faremo in tutta Italia,
per questo l'enorme lavoro che Bruno con Luigi, con Manuela, con Alfonso hanno fatto in Campania è fondamentale. Ieri con Rosario, che vedo, ieri è nato il gruppo territoriale di Napoli, abbiamo il coordinatore Massimo Taglialatera, abbiamo il tesoriere Massimo Coppeni, c'è con noi anche Pino Riccio del gruppo di Marcianise. Penso che questa regione possa diventare il modello di come più Europa fa politica al sud. Grazie. Grazie per Camillo, un auspicio, questo è un auspicio ed è anche un impegno di tutti noi, ovviamente. Luigi Cirillo, consigliere regionale della Campania, a te la parola e ancora grazie per l'ospitalità. Vabbè, in realtà non è ospitalità perché siamo il partito più Europa, lo siamo tutti, al di là diciamo dei ruoli istituzionali, dei ruoli di partito, quindi questa è casa nostra. Il consiglio regionale è anche casa di più Europa. E il mio compito come consigliere regionale è quello di tradurre la linea nazionale, la linea del partito che io condivido e sposo nelle istituzioni in cui ovviamente siamo presenti. Per fortuna siamo presenti in consiglio regionale, tanto è vero che giovedì si svolgerà il consiglio regionale e veramente penso in tempi celeri abbiamo portato in capigruppo la mozione, ovviamente adattando quello che era una mozione che era diretta ai consigli comunali, l'abbiamo adattato chiaramente al consiglio regionale, impegnando la giunta regionale, perché sicuramente ci sono delle questioni che poi noi deleghiamo il presidente a portarle a livello nazionale, ma ci sono anche questioni che restano qua in Campania, visto che la pianificazione urbanistica, la legge urbanistica, il piano casa sono interventi che passano in questa regione con tutti gli interventi ordinari e straordinari relativamente al dissesto idrogeologico passano per l'assessorato all'ambiente a cui fa capo il vicepresidente Bonavitacola. Negli anni noi delle iniziative in qualche modo per contrastare questo grave fenomeno, partendo dalle denunce che abbiamo fatto rispetto alla questione del Monte Faito, che spesso e volentieri diciamo è una questione che può riguardare anche il nostro territorio, nel caso appunto di gravi piogge, la discesa a valle che può in qualche modo impattare soprattutto sul centro storico di Castellammare, giusto per citare un esempio, oppure l'intervento che di recente si avvia a San Giorgio a Cremano su via Patacca, che è una strada sì della zona periferica di San Giorgio, il professor Ambrale sicuramente conosce, essendo nativo di lì, lì c'è un grave problema perché praticamente dalle zone, dalle pendici del Vesuvio, l'acqua scendeva poi fino a Valle San Giorgio e inondava tutta l'area diciamo più nord di San Giorgio. Lì abbiamo fatto in modo che si sia attivato quel percorso per canalizzare le acque in modo ordinato e quindi fare arriva direttamente a mare, un intervento che purtroppo in 30 anni non si era mai fatto, perché non si capiva che dovesse fare. Alla fine è intervenuta la Regione Campania, ovviamente su input dei comitati territoriali, ma anche su input mio, che ho messo a sistema l'assessorato competente e i sindaci dei tre comuni interessati, Ercolano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio. Questi sono esempi pratici, però di esigenze specifiche. Il problema è di massi sistemi, quando parliamo del tema del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo zero. Sono due temi che vanno insieme, sono due temi che hanno chiaramente un impatto sulla vivibilità, sulla dignità di vita dei nostri territori. Noi abbiamo dei gravi casi di allagamento che interessano ad esempio Grumonevano, Casandrino, perché le acque che da Camaldoli arrivano a scendere fino a quel territorio e poi certo c'è un problema di troppo pieno che fa in modo che si arrivi tutto e si allaghi tutto, diventando una sorta di Venezia, però non bella Venezia, la brutta Venezia dei nostri territori. È chiaro che anche lì, per esempio, abbiamo cercato un lavoro per ripristinare vecchi progetti che le amministrazioni comunali non avevano attivato, in modo che ci fosse l'allaccio a una rete idrica che però contenesse il flusso di acqua, perché purtroppo a volte la pianificazione di quei canali fa in modo che non siano diciamo abbastanza capiti. Qui io non sono ingegnere, qui chi è più alto in grado di me per competenze sicuramente si può esprimere, però per quel poco capito purtroppo li fanno troppo piccoli rispetto a quello che è più flusso d'acqua e questo crea l'effetto troppo pieno. Esigenze territoriali che chi vive la politica affronta e nel nostro piccolo noi cerchiamo di affrontarli, ovviamente limitatamente a Regione Campania. Questa mozione ci consente di affrontare veramente questo problema però a più ampio respiro, ovviamente rivolgendoci al governo regionale e poi di conseguenza al governo nazionale, però a cascata sui governi cittadini, affinché si possa creare una cabina di regia che dalla Regione Campania parte rispetto ai sindaci dei territori interessati a questo fenomeno, che poi
mi viene da pensare solo a chi potremmo escludere, visto che fondamentalmente per come è strutturata la Regione Campania riguarda tutti i territori. Il compito nostro è, come livello istituzionale, è questo, di portare avanti queste battaglie. So che è fuori tema, però ci tengo a dirlo perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Giovedì, oltre a questo tema, ripresenteremo un altro tema caro a Più Europa, che è stato portato avanti in particolar modo da Riccardo Maggio, il nostro segretario nazionale, ossia con l'intervento sul caro sindaco Trascrivi per le trascrizioni figo a promo genitoriali, io che già presentai come mozione a luglio, poi ritirai perché mi fu detto che si poteva procedere a un lavoro in commissione per arrivare a una soluzione, visto che poi non si è arrivati a questo lavoro, allora ho ritenuto opportuno ripresentare la mozione, a quel punto poi l'andremo a far votare. Perché su certi temi, sia che sia il tema ambientale, dissesto idrogeologico, consumo suolo, che temi identitari riguardo ai diritti civili, Più Europa, a mio avviso, è veramente l'unica forza politica che non fa speculazione rispetto a chi invece fa le campagne elettorali su condono edilizio, che è chiaramente una speculazione elettorale, una speculazione mediatica, ed è una cosa che va a danno del territorio, dell'ambiente e di una pianificazione ordinata, ambientalista, e che veramente anche guarda l'interesse ora cibo della sicurezza e della salubrità degli ambienti, perché poi edificare senza pianificazione significa poi creare anche dei problemi di condutture idrauliche, di fogne che sono carenti, sistemi che poi impattano sul pubblico. Quindi davvero che su questi temi noi Regione Campania ci siamo e non faremo un passo indietro. Quindi la garanzia che diamo, che do al partito, è che giovedì faremo battaglie su entrambi affinché si approvino e poi si mettono in essere anche atti conseguenziali, perché la mozione è un impegno che la Giunta prende rispetto a. Quindi poi il lavoro vero, e su questo sono certo che avrò voi a mio fianco, sarà quello di monitorare che tutto quello che poi noi andremo ad approvare o non approvare sarà poi il percorso su cui fare attività di monitoraggio, e nel caso in cui non si approvi, ma io auspico invece sull'approvazione, anche di forte denuncia, perché la nostra presenza in Consiglio regionale, pur stando in maggioranza, è sicuramente un approccio propositivo, ma critico, nel senso che siamo liberi di dire sì e di dire di no in base a, chiaramente, alla congruenza, alla convergenza di obiettivi e temi che noi portiamo avanti in modo identitario qui in Regione Campania. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti noi.